Un gran salio passa sulla Lorigiani, dando una bella dimostrazione di forza sul terreno di via Giuseppe Candiani. Blues che fin da subito sembrano più aggressivi e al 17esimo deve pensarci di Pomponi a fermare in uscita bassa Cammon. Il numero 10 ci prova anche al 23esimo quando il suo destro sorvola non di molto la traversa. L'occasione più ghiotta capita però 3 minuti oltre la mezz'ora. Punizione di Cammon che centra il palo interno e attraversa tutto lo specchio della porta senza che neanche Furchini riesca a ribadirla in rete. Anche nella ripresa il salio parte forte e dopo appena 60 secondi Pomponi viene ancora chiamato in causa. Ma poco dopo l'estremo difensore biancorosso nulla può sulla botta da fuori di Franzesini che porta in vantaggio la formazione di Mister Jacovolta. Il salio continua a premere, al quinto Cammon va vicino al raddoppio, ma Varano salva proprio sulla linea di porta. La Lorigiani riesce a scuotersi al decimo con il diagonale di Maurizi, ma al quarto d'ora la punizione di Varano innesca una mischia nella quale il più lesto di tutti è Maschietti che mette dentro 1-1. La gara resta in bilico solo per altri 120 secondi perché al 17esimo Cammon trova il corridoio per imboccare Perutti che in diagonale rimette in avanti i suoi. La Lorigiani prova a riportarsi sotto nel finale sfruttando le palle inattive, ma prima il neontato Cuori a salvare su Proietti, poi nessuno riesce a piazzare la zampata su una punizione insidiosa di Varano. Finisce allora 2-1 per un salio che batte meritatamente la Lorigiani.